Ciao. Ragazzi, noi siamo Coppia Avventura e per chi ci segue avrà già visto che abbiamo iniziato a camperizzare il nostro Discovery, che ora andiamo a metterci all'opera e iniziamo i lavori. Copre questa parte qui. Sì, da sfruttare questo vano qui e il cassetto, comunque, cassetti, e qui viene giù, qui comunque c'è una sorta anche qui di polse, perché se questo si fa il pari, sì, dritto, noi si può sfruttare anche questo con uno scorrevole che fanno dei cassettini. Ok, poi da qui chiudiamo, che forma armadietto qua, sì. Giusto, no? Sì. Così, e questa parte qua possiamo farla più bassa, tipo una mensolina, sempre a scomparto. Ma non apri più lo sportello? No, lo sportello si apre sempre così. Noi quindi con un metro li siamo arrivati qua, da sì, chiudere qui così, e viene questa parte qua chiusa. Sì. Da qua noi possiamo partire con un pezzo che arriva qui, chiuso largo a questa larghezza qua, da tenerci, non lo so, 1,20 m qua in mezzo. Ma ci si entra? Infatti, sdraiati. Volevo guardare questa larghezza. Aspetta. Qua, se noi tu... Teddy, mi fa passare? Questa, che è 1,10 m, ci rimane di spazio qua in mezzo. Oh, Teddy. Allora. Giusto, allora così, tac e tac. 1,10 m è la larghezza che ci dobbiamo portare anche qua in fondo, per tenerlo tutto lungo uguale. Teddy, spostati un po'. Perso la dai Teddy. Allora. Quindi qua la larghezza è di, dalla portiera lì a qua, è 1,40 m. Mm. 1,40 m, quindi abbiamo 30 centimetri di spazio che avanzano. Sì. Da fare i due così lì. 15 sì, centimetri. Non so, cioè, da questo qua, aspetta. Teddy, scusa un attimo, vai, bravo, vai davanti un pochino. Aspetta, allora. No, ho sbagliato a prendere la misura. Ma no, 1,40 m. Ma te ne pensi qua? 1,40 m. Portiera. Sì, perché noi praticamente queste parti qua dobbiamo tenerle chiuse fino qua. Sì, ma non tiri più sui sedili. Questa larghezza qua. Ma non si tira mai più sui sedili con queste? No. Invece noi sembra una cosa che comunque sedili puoi... Però qua io pensavo di metterci qua il fornello e il lavandino che scaricavano qua sotto. Mettendolo qua, no? Allora io lo farei solo da una parte. Lascerei uno sportello completamente agile, aperto, da poter entrare e uscire di lì con un sedile che si possa tirare su o giù, giù, perché non si sa mai un posto passeggero che possa servire. Quindi da questo lato di qua solo sfruttiamo la cosa per fare un piano alto a questa altezza qui, sì, largo il giusto, che ci va il lavandino e il fornello. E il fornello, che il fornello utilizzi poi il vetro che qua va su e giù, sì, per avere l'aria. Quindi il fornello c'è, verrà qua, fai conto, sì, e qua ci viene il lavandino. Sì. Ok, allora. Di qua bisognerebbe fare, tenere, cioè un 30
25 centimetri, no, 25 è poco. No, 25, più, eh. 25 è l'unica che arriviamo qui, che il pianoro arriva qua. Sì, ci arrivi comunque, tanto qua più quello. Io non ci dormo della parte del tasse del... Ci dormo io. Qui, e qui farei quindi un 25 cm di altezza, che però ce la possiamo fregare dell'altezza. Qua comunque è 80 cm per alto 30. Quindi 80 per 30 uscita. No, 80 per 25, perché il 30 è solo l'altezza, che poi ce la gestiamo noi dopo. Cucina. Dietro, quindi poi di qua, questa, anche se il lavandino sarebbe stato meglio qua per mettere gli scarichi qua sotto, ma però io metterei il lavandino, però da qua poi faccio il tubo che va giù di qua, metterei il lavandino qua, con gli scarichi giù, il fornello che deve essere qui. Una cosa mobile, sì, il fornello ce lo lasciamo appoggiato sopra. Una volta che poi, cioè, possiamo metterci, che ne so, due gancetti rapidi che sta fermo quando che viaggiamo, ma fuori, poi non si cucina metà dentro. E la bombola la lasciamo qua e poi quando uno vuole la toglie via. Certo, la prende e la mette fuori il dito, a seconda dove si cucina. Sì. Poi cosa ci serve? La misura delle tavole che di questa dentro, altezza qui. Di questa altezza qui. Calcolando che sono 15 cm. Io ce la aggiungerei, arriverei a 20. Sì. Che è qua. Vabbè, tanto bisogna starci, sì, orizzontali. Quindi 20 centimetri da lì dal basso. Giusto, no? Da qui? Sì, da un po' più indietro. Da lì, brava. Da lì 20 centimetri di altezza. Aspetta, che in garage ci sono le scatole, vado a misurare quante alte le scatole, quelle basse. Aspetta, la prendo. Sì. Questa quanto è alta? Hai voglia? No, 15, 20, 20 anche fuori. Però è giusto, almeno abbiamo un po' di margine. Quindi io metterei anche perché uno. Perché ce ne vanno un paio così. Uno, due. No, perché qua in mezzo ci vogliono lasciare lo spazio, giusto? Quindi ci va un travettino qui, un travettino qua di 20 cm. Sì. E ci appoggiamo sopra la prima tavola che arriva fino qua. Sì. Quindi un travetto di 20. Sì. Un travetto di 20. Ma la cucina per te, te la facciamo. Qua c'è 15, 5. Quindi sono due travetti da 20 e due travetti da 5 per qua. Dai, 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 c'ho da scrivere, su. Dai. Allora. Per fare questo lato qua, sono due travetti da 20. Ma è possibile. Che poi possiamo fare 1, 2, 3, 4 travetti da 20. Ah, così facciamo. Teddy, vieni qua, dai. Bravo, vieni qua, dai. Seduto qua da bravo. Allora, sono un travetto qua, un travetto qua, un travetto qua, un travetto qua. Quindi 4 da 20 centimetri. Dai. Più altri. Quelli più corti. Sì, da 5 centimetri questi. Quindi 4 da 5. 4 da 5. Vabbè, uno ne prendo uno, poi si tagliano. Sì, sì, sì. Però per avere un'idea, anche perché qua ce ne vanno più di 4. Cioè qua ce ne andranno 4. Dietro se ne può mettere di più. 4 e da lì per terra travetto. Così vediamo quanto sono lunghi normale. Qua tutto sommato servono due travetti da 50 centimetri. 50? Sì. Ok. 2 da 50 più 1, 2 e 3 da 5. Perché poi qua in mezzo, se proprio uno ce lo vuole mettere, ma qua è proprio, non è più da 50, ma è da, il più corto, 45. Uno, no, da 45, cioè, quello è l'appoggio, sì, di Teddy. Uno da 45 e la tavola qua la possiamo fare larga quanto ci pare a noi, anche, cioè, per avere un po' di spazio, tanto questi qua se no ci rimangono scoperti, tanto vale farla da 70, così ci copre tutti i sedili. Sì.
60, larga un metro e... Quindi una tavola... 1,10 m. 70. Ma per un metro, che poi non è 1,10 m guardando bene, ma è 1,09 m. Però vabbè, tanto poi sta qua sotto, quindi è 1,10 m. Okay. 70 per 1,10 m, la tavola. Scritto. Sui sedili. Una tavola sopra sedili. Ok, che copre questa parte qui. Sì. Poi la U qua in mezzo, facendo 1,10 m. Sì. Diviso 3, cos'è? 5, 10 qui, 4, 8, 12, 30 centimetri. Vabbè, va bene. Due pezzi da 30 centimetri, una tavola da 30 di qua, una tavola da 30 di qua, e così qua in mezzo ci rimane aperto. Sì. E quando la sera è, quello lì lo spigliamo e lo mettiamo sopra. Giusto? Non ho capito. Così. Allora, noi prendiamo... Per fare la U qua in mezzo, no? Sì. Che qua ci rimane vuoto. Sì. Noi mettiamo una tavola da 30 centimetri di qua. Che quindi da qua sopra arriva fino qua, fai sì. conto più o meno. Sì. Qua rimane, per adesso no, fai conto non ci sia niente. Qua mettiamo un'altra tavola da 30 centimetri da qui a qui, che arriva fino a appoggiarsi a questa, sì. e quindi rimane una specie rimane, di... Rimane, diciamo, come se fosse un divano così. Sì, e qua in mezzo rimane l'altra tavola da 40, da 50, da quello che ci serve sì, a noi. Sì, che poi va sfilata e messa quando si chiude il letto. Sopra i due che ci viene il letto. Sì. E il giorno se ti, tipo lo usi, sì. da lavorare, bravo. Tipo mettersi lì e attacchi un computer, che lo fai, va bene. Ok. Ho capito. Prendi con la nera. Per il vetro. Che è quella da 3 metri per 50 la vendono. E quindi facciamo questo vetro qua e quello lì dietro. Sì, questi tre qui basta. Questi tre qua basta. Poi lì usiamo le... No, lì... Niente, sì. siamo tipo le tendine, quelle parasole. Io ci voglio il tendalino. Lo mettiamo. Grandi linee mi pare che venga. Te? Anche a me. Poi io bisogna iniziare, uno inizia, vede, dove si arriva. Via. Il progetto qua ce l'abbiamo. Il progetto c'è, però si può sempre cambiare in corso d'opera, anzi, se qualcuno ha delle idee o dei suggerimenti da darci, perché magari è più esperto, perché magari già fatto, noi siamo pronti a tutto, anche a cambiare un minimo il progetto. Poi il nostro lo vogliamo portare avanti, però ben venga. Beh, quindi Ciao. Andiamo a casa a disegnare? Andiamo.